Buongiorno a tutti e benvenuti in Casa Facile Felice. Oggi prepariamo i biscotti di Bronte, i biscotti al pistacchio. Per questa ricetta occorrono 50 g di farina 00, 50 g di farina di pistacchi, 70 g di zucchero a velo, 5 g di lievito per dolci, un cucchiaino raso, un uovo piccolo, buccia grattugiata di agrume, io ho usato le clementine, 10 pistacchi interi e farina per lo spolvero. Potete caramellare i biscotti con un paio di cucchiai di zucchero di canna. Cuocete i biscotti per 10-12 minuti in forno caldo a 200 gradi. Se decidete di caramellarli, passateli sotto il grill per un minuto circa. Proseguiremo in questo modo. Setacciate la farina bianca, la farina di pistacchi, lo zucchero a velo e il lievito in una scodella capiente. Se nella farina trovate granella grossa, non importa, io l'ho aggiunta lo stesso ai biscotti. Ho aggiunto poi anche la buccia di clementine, io ho utilizzato le clementine e ho mescolato bene. Infine aggiungete l'uovo ed impastate fino ad ottenere un panetto anche morbido, però non appiccicaticcio. Quando avrete raccolto tutta la farina, mettete il panetto sul piano di lavoro. Aiutandovi con la farina dello spolvero, manipolate fino ad ottenere un cilindro. Tagliate il cilindro in tanti pezzi, in questo caso 10 pezzi. Però volendo potete fare anche biscotti più piccoli. Naturalmente considerate anche che sarà minore il tempo della cottura. Manipolate il pezzetto di impasto fino ad ottenere un piccolo cilindro. Aiutandovi con la farina dello spolvero, arrotolate il cilindro su se stesso e mettete al centro un pistacchio. I biscotti al pistacchio di Bronte hanno la forma di una B e contengono due pistacchi. Volendo potete tagliare il cilindro in pezzetti, metterli nella teglia foderata con carta forno, aggiungere i pistacchi e cuocerli senza dare una forma precisa. Cuocete i biscotti nel forno caldo a 200 gradi per 10-15 minuti, dipende dalla grandezza. Se volete caramellare i biscotti, accendete il grill, aggiungete sui biscotti un po' di zucchero di canna, rimettete nel forno e lasciate andare ancora per un minuto. I biscotti così preparati sono morbidi dentro e croccanti fuori. Per altre ricette vi aspettiamo su questo canale. Arrivederci alla prossima preparazione.